Milano per 7 minuti. Yuri Urizio era in balia del suo assassino il 20 anni. La tunisina Bilel Kobaa lo colpì in faccia con alcuni pugni. Si precipitò da lui già a terra e si strinse il collo strangolandolo. Il 23 anni, che aveva lavorato come cameriere al ristorante Maio del Rinascente nei locali della Sardegna e della Riviera Francese, che per un paio d'anni aveva vissuto a Milico con sua madre. Combatté per 2 giorni in un letto terapia intensiva a Tepoli Clinic. Ester dei pomeriggio si è arreso al colpo delle 6 ore assenza attività cerebrali. I medici hanno dichiarato la sua morte. In seguito, il giudice investigativo Angela Minerva ha convalidato l'arresto di Kobaa, organizzando la misura precauzionale della prigione per il crimine di tentato. Sfortunatamente, un crimine superato dalla morte di Yuri, ora l'accusa è un. La ricostruzione di Therai Deher ci riporta a 3,51 mercoledì. Una telecamera incornicia l'angolo tra Viale Gorizia e Naviglio Pavese. Di fronte ad Arsena, area del pub e della vita notturna. Ci sono 3 persone che parlano, la situazione sembra silenzioso. Le atti indagine sottolineano l'assenza di uno stato animosità tra le parti. Quindi succede qualcosa. Nei film c'è un buco, un minuto. Perché l'occhio elettronico è di quelli inclinati che ruotano a intervalli regolari. Ma i frame precedenti non giustificano l'improvviso cambio scenario. 3.52 La donna se ne va con un passo tranquillo verso piazza 24 Maggio. I 2 ragazzi sono a terra. A questo punto decise di intervenire ordinando il ragazzo della carnagione dell'ulivo di lasciare la presa. Dal momento cui il passante entra in scena a quello cui Kobaa rinuncia alla presa, passano 4 lunghi minuti. Forse decisivi per causare la morte di Yuri. Quindi arriva il volante d'uomo dell'UPG, il ragazzo ha i suoi volti coperti di sangue. Hanno vari gonfiori, ma respira ancora. In un amen, tuttavia, arresta l'arresto cardiaco, la testa dell'equipaggio accorge e si piega su di lui per praticare il massaggio cardiaco, aiutato da un uomo che qualifica come paramedico. Nel frattempo, l'altro poliziotto manette il tunisino e lo fa sedere nell'auto di servizio. Yuri è ricoverato ospedale in policlinico, uno stato di incoscienza i medici temono fin dall'inizio. Ieri il drammatico epilogo. Per ucciderlo è stato Bilel Kobaa, che ha riferito agli investigatori aver presentato una richiesta protezione internazionale al quartier generale della polizia Verona e avere una sorella che vive nell'entroterra milanese. Continua a ripetere la stessa versione, lui è accento grave, afferma essersi limitato a fermare l'autore una rapina. Nella sua ricostruzione, il 23 anni avrebbe strappato i soldi dalle mani una donna ucraina, passa le notti nella zona Navigli. Persona che è vista nei video e non è stato ancora rintracciato, non c'è traccia dell'aggressività fantasma nelle immagini. Insieme, c'è il brutale attrezzatura a mani nude e la presa letale per 7 minuti infiniti.